Non riascolto i miei brani perché ci trovo un sacco di errori. In realtà, credo sia piuttosto sbagliato ragionare così. Ma prima di sapere il perché, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Durante il mese nel quale mi sono messo a fare musica, a rifare musica con più continuità, ho ripescato della roba assurda nel mio vecchio hard disk. Sono una persona a cui non piace lasciare discorsi in sospeso in qualsiasi contesto, soprattutto se si tratta di musica. Ci sono delle idee che mi frullano in testa da tanti anni che, per le ragioni più diverse, non ho mai portato a termine. Ma prima o poi riuscirò a farlo in ogni caso, almeno per quelli che ne valgono la pena. Cosa voglio dire con questo? Ho riscoperto della roba veramente imbarazzante che spero sia persa per sempre nei meandri di internet e dei cataloghi musicali. Però mi ha fatto venire in mente una frase che ho sentito dire da Mike Monday, che è uno dei più grandi coach di produzione musicale al mondo, che mi sento di consigliare di dargli un'occhiata, sebbene faccia un sacco di roba ed è veramente difficile stargli dietro. Comunque, diceva questa frase: non riascolto i miei dischi perché ci trovo un sacco di errori. In realtà è proprio per questo che dovresti farlo. È vero che quando mettiamo la roba online, pubblichiamo, almeno che non sia veramente qualcosa che funziona, di cui possiamo essere orgogliosi, difficilmente ci torniamo sopra a lungo. Ci sono, per esempio, tanti DJ che non suonano i propri brani perché non li reputano all'altezza di quelli che suonano abitualmente, e così via. E poi comunque i gusti e le tendenze cambiano negli anni. Però ci sono degli elementi che ogni volta che riascolti un tuo vecchio brano possono tornarti utili, soprattutto in quello che fai oggi. Perché andare a sentire un brano di qualche anno fa che magari non ti piace assolutamente né il genere né le scelte che avevi fatto, però ti può aiutare nelle scelte e nel genere che fai oggi. Perché un brano di 5-6 anni fa non ti piace? Dov'è l'errore? Dov'è che manca? Dov'è carente il suono? Quali sono le scelte sbagliate e quali sono le scelte che non rifaresti adesso? Per esempio, i Disclosure hanno un bellissimo canale su YouTube, ma anche sulla concorrenza, quelle con la scritta viola che non si può dire qui, nel quale fanno le dirette che rimixano, rieditano, riarrangiano i loro brani storici. E molto spesso si sente dire che adesso non userebbero assolutamente quello che hanno usato allora, sia perché hanno plugin migliori, una tecnologia migliore, un sistema di lavoro decisamente migliore, ma anche perché la reputano quella che avevano fatto in passato una scelta sbagliata. E nonostante questo, però, la traccia evidentemente ha funzionato, il suono evidentemente andava bene così. E allora anche questo è utile, capire come si lavorava prima e metterlo a confronto con il metodo attuale è utile, ma soprattutto magari ti fa tornare in mente delle cose che adesso non faresti più, ma che comunque funzionano. E questo è un elemento nel senso buono. Nel senso negativo, invece, individuare un errore che prima non pensavi, perché comunque hai messo online una traccia che in qualche modo reputi finita, oppure hai fatto fare ad altri lavoro che non reputavi in grado di finire da solo, è un segnale importante di crescita e di consapevolezza. Misurarsi col proprio passato è sempre importante e non è nascondendolo che si può migliorare nell'essere un produttore di musica. Si possono aver fatto delle scelte, si possono aver fatto dei passi in avanti, si può disconoscere completamente la strada che si è intrapreso nel passato, però se te riprendi un tuo vecchio progetto, ammesso te lo possa sempre aprire perché con i vari aggiornamenti non sempre è così, però ci puoi trovare degli spunti utili, ci puoi trovare delle idee, ci puoi trovare delle soluzioni, ci puoi trovare dei plugin che non utilizzi più perché non sai neanche di averli o perché non li hai trasferiti nel nuovo computer.
ci possono essere tutta una serie di indicazioni utili al tuo lavoro oggi. E anche gli errori manifestano quella che è la tua crescita, quindi manifestano che hai fatto progressi, che sei migliorato, che il lavoro paga, perché non c'è cosa migliore, e lo dico piuttosto spesso, che fare musica con continuità per migliorarsi e fare musica sempre migliore. Si cresce, ci si evolve, si migliora, e non c'è testimonianza migliore di ciò che abbiamo fatto in passato per marcare questo passo. È come i video che si vedono qua spesso, nel quale il chitarrista si filma ogni anno per 10 anni e mette in fila com'era e com'è adesso. Questo lo puoi fare con i brani che hai pubblicato da un po' di tempo a questa parte, oppure anche che non hai pubblicato, perché molto spesso poi a un certo punto ci si ferma perché non si vede un ritorno, non si vede una soddisfazione, magari i dischi non vengono presi, allora si sembra che non si sia in grado di fare musica. E in realtà poi, semplicemente per il fatto che è passato del tempo e ci si mette con un'attitudine, un approccio diverso, ecco che le idee escono, funzionano, hanno un senso, e anche il disco fermo nel computer da qualche anno può trovare una via d'uscita, può trovare l'etichetta giusta, oppure, come nel caso del brano in sottofondo, uscire su Bandcamp, che lo puoi fare gratuitamente e ci puoi mettere i tuoi brani e mandarli fuori a sentire nel mondo. Però magari di questo ne parliamo meglio un'altra volta. Quindi cerca di vincere la vergogna nelle cose imbarazzanti che hai fatto in passato, ma prova a dargli un ascolto adesso, prova a dargli una chance, prova con orecchio critico a rimetterti in gioco e a riprendere il tuo lavoro del passato per migliorare il tuo lavoro anche oggi. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.